consegnato una prima bozza di idee per un'Europa della sostenibilità sociale e ambientale, una bozza nella quale cominciano ad emergere dei primi punti fermi dell'idea di Europa che vogliamo. Cito un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro, un'indennità europea di disoccupazione da prevedere come nuova scelta dell'Europa che vogliamo costruire, di una riforma della finanza a sostegno della crescita e anche di un'Europa che rimetta al centro coordinamenti contro il rischio di dumping sociale. Abbiamo consegnato loro un documento sul quale non mi soffermo perché lo consegneremo anche a voi, lo consegneremo alle imprese, lo consegneremo al mondo del terzo settore, così di arrivare alla presentazione di un programma avendo ascoltato, avendo reso protagoniste le forze economiche e sociali del Paese. Intanto ovviamente chiediamo al governo di dare dei segnali e di smetterla di far finta che nulla stia accadendo. L'abbiamo detto, sblocco delle grandi opere, perché il decreto è nato male e sta andando avanti peggio, cioè nel dimenticatoio. A parte la conferenza stampa non ci sono segnali alcuni di una ripresa degli investimenti su questo, e altre cose potrei citare. Quindi noi ci stiamo preoccupando su questi due fronti, tre fronti: costruire un'alleanza politica la più larga possibile per le amministrative e per le europee, aprire un confronto con gli attori sociali del mondo del lavoro, delle imprese, del volontariato, per costruire insieme, ascoltare loro una idea e idee per riaccendere i motori italiani, e terzo grande fronte, la mobilitazione popolare. Il 5, il 6 e il 7 apriremo in tutta Italia con una mobilitazione, con gazebo, banchetti, volantinaggi nei mercati, questa campagna di denuncia, e per la prima volta dopo tanti anni nel mese di aprile per costruire una presenza, riaprire per strada il tesseramento al PD sotto lo slogan "Per amore dell'Italia, un nuovo partito democratico", e cioè l'idea di ricostruire un soggetto della democrazia italiana utile a sbloccare la situazione economica, finanziaria e politica del Paese. Cioè noi sappiamo che fino a quando non si ricostruiranno le premesse politiche, progettuali, programmatiche e competitive per un'alternativa a chi ora sta uccidendo l'Italia, fino a quando non accadrà questo, probabilmente la situazione rimarrà immobile. Noi vogliamo iniziare a farlo, ripeto, con l'apertura di un confronto con le parti sociali, con la costruzione di alleanze credibili e competitive e con un radicamento nel Paese del nuovo PD che vogliamo costruire. Ovviamente abbiamo scritto, e questo sarà l'appello che io lancio a tutti già nell'organizzazione dei volantinaggi, per chi non l'avesse capito, è tempo di partecipare, perché se lasciamo le cose come stanno, purtroppo il declino dell'Italia non si arresta. Come avete visto, i due hanno partecipato, i tre leader dei tre sindacati, che io ringrazio, come credo parteciperanno ai prossimi incontri i leader delle associazioni datoriali del mondo delle imprese. Prego. Segretario, Landini ci ha detto che avete parlato anche di europee. Sì. Vorrei dire che le ha chiesto loro qualche suggerimento, visto che state lavorando alle liste, che comunque dovranno essere rappresentate nel mondo civile, nel sindacato, nel volontariato. No, ha chiesto loro un suggerimento, insomma, sui numeri. No, abbiamo parlato di elezioni europee perché abbiamo consegnato loro la bozza di documento che ora consegneremo anche a voi, che segna le prime linee guida dei contenuti di questa battaglia per le europee, che è a difesa dell'Europa e per cambiare l'Europa, dell'Europa della crescita, del sociale, dello sviluppo e soprattutto per un nuovo New Deal Green europeo. E in questo da ora avvieremo un confronto di merito affinché il programma
con il quale affronteremo le europee diventi un programma partecipato dalle forze sociali e produttive. In questo senso abbiamo anche parlato di europee, non di noi o di liste. Segretario e governatore, un commento all'ultimo appello che è arrivato ieri da parte degli industriali del Lazio, insomma, la Virginia Raggi, hanno detto che se qui non si sblocca la situazione siamo pronti a scendere in piazza. Allora, le forze produttive italiane sono preoccupate perché nessuno le ascolta e noi vorremmo ascoltarle. Sia quando si parla d'Italia, e il modo serio per un partito come il nostro per ascoltarli è costruire un'alternativa a questo governo. La preoccupazione degli imprenditori romani è assolutamente fondata, perché è palese in questo momento storico che in particolare la capitale del paese ha una difficoltà nella governance e nella programmazione praticamente di tutte le sue politiche più importanti, dalla gestione della quotidianità alla ricostruzione di una prospettiva, di una visione, di un futuro. Forse ora si avverte di meno perché coincide con quanto sta succedendo in Italia, però questo non rende la cosa meno grave. Diciamo, in questo è stata anticipatrice la vicenda romana di una catastrofe che è diventata nazionale. Segretario, una domanda su Speranza, che a me ha detto ci incontreremo nelle prossime ore, e chiedo se conferma e se facendo una decisione lei prevede che articolo 1 entrerà nella lista unica degli europei. Ma io ho detto e confermo che ha aperto un confronto. E la lista non è una confederazione di partiti, abbiamo detto, è una lista aperta al contributo di esperienze associative, di culture politiche, di esperienze, e su questo penso sia aperto un confronto positivo. Penso all'Associazione Futura, penso al congresso dove sono stato del Partito del Socialismo Europeo, una lista aperta per unire, e ovviamente aperto un confronto anche con loro. No, non lo so, non c'è nessun mistero. Segretario, mi scusi, sul DDL Pillon la maggioranza sembra essere divisa, il sottosegretario Quadracuora insomma l'ha bocciato, ha detto non arriverà mai in aula. Secondo lei per il Partito Democratico c'è spazio di dialogo su questo e su altri temi, possiamo considerare etici, con il Movimento 5 Stelle, oppure se la devono risolvere tra di loro? Guardi, io quando ebbi l'occasione per la prima volta di parlare di quella legge alcuni mesi fa, dissi: quella legge non arriverà mai alla discussione parlamentare, tanto eversivo ne era il contenuto, e sono contento che quella previsione sembra essere confermata. Ma il fatto che la legge Pillon non arriverà alla discussione parlamentare è il minimo che ci si potesse aspettare da chi siede nei banchi del Parlamento, perché noi abbiamo bisogno di, casomai, ampliare i diritti del futuro e non tornare con le lancette dell'orologio al passato. Mi domando come si possa anche solo aver potuto pensare a discutere una legge di questo tipo. Grazie mille, buon lavoro.